Grazie Alessandro della tua disponibilità. Grazie a te. Alessandro è un consulente di Neutral Management Innovation, è docente di organizzazioni del lavoro, si occupa da tanti anni di pensiero complesso applicato all'organizzazione, di leadership, e su questo ha scritto diversi articoli, pubblicazioni e diverse docenze. Siamo ospitati all'interno di Newton, che ringraziamo ovviamente. La prima domanda è questa, che è sempre la stessa in tutte le interviste, come sarà anche la ultima. Qual è il filo rosso, la domanda, la questione, che sin da quando eri ragazzo e ancora oggi ti ha guidato e ti guida nella tua ricerca personale e professionale? Quando mi hai detto questa sarebbe stata la prima domanda con cui volevi iniziare questo dialogo, mi ha colpito, no? Perché ti costringe a interrogarti e dire qual è la domanda delle domande. Ci ho pensato un po', pensavo di non averne una, in realtà c'è un filo rosso che un po' accomuna tutto il pensiero, e secondo me, ripensando anche agli studi che ho fatto, gli interessi che ho, è capire il comportamento delle persone. Questa è la domanda, però non da un punto di vista soltanto di psicologia, no? Perché infatti non sono laureato in psicologia, ho fatto economia eccetera, però capire che cosa influenza il comportamento. Le prime volte che mi sono interrogato su questo era al liceo, fondamentalmente, quando si cominciava a parlare di filosofia, no? L'uomo è buono o è cattivo? Ha ragione, certo. Hobbes, ha ragione Rousseau, tutti questi approcci qui. E poi soprattutto come il contesto cambia. Mi ha colpito, mi ricordo in un'interrogazione tantissimi anni fa, un docente mi aveva chiesto di Robert Owen. Robert Owen era un socialista utopista, aveva fatto, era anche un imprenditore, una bellissima filiera a misura d'uomo, filatura a misura d'uomo, cioè c'era l'asilo per gli operai, e lui cercava di creare un microcosmo dove i comportamenti cambiassero. Siamo all'inizio Ottocento, no? Questa cosa mi aveva molto colpito. Poi faccio economia, mi specializzo in marketing, e lì c'è il comportamento del consumatore, perché acquista alcune cose e alcune no. Poi mi piace cominciare a pensare invece alla, più che al consumatore finale, al cliente, a chi lavora dentro i contesti organizzativi, e quindi comincio a approfondire tutta una serie di studi che possono provare a dare una risposta perché le persone si comportano in questo modo. Quindi approfondisci tematiche di sociologia, di psicologia, di organizzazione, di cultura aziendale, e alla base c'è sempre una domanda che continua ad aleggiare. Dobbiamo fidarci dell'uomo oppure no? Dobbiamo controllarlo oppure no? Dobbiamo normare o lasciarlo libero? Fino agli studi più interessanti, che non sono recenti, sono di 50 anni fa, ma sono ancora molto attuali, in organizzazione, di Douglas McGregor, che tira fuori la teoria X e Y sull'uomo. La teoria X dice che l'uomo non ha voglia di lavorare, quindi tu, manager, devi controllare. La teoria Y dice che l'uomo, in realtà, se lasciato libero, può trovare spazi di auto-organizzazione. 50 anni fa ha tirato fuori questa teoria, e 50 anni dopo siamo ancora qui che ci interroghiamo se vale o non vale. Ma ancora oggi l'organizzazione, come sappiamo, sono improntate alla teoria X, molto, qualcosa si sta facendo, ma è ancora molto marginale. Ecco, provare a dare una risposta a questo e capire come anche io posso incidere no, su questa risposta, la domanda come cambiano i comportamenti collettivi e personali, è forse il filo rosso della mia indagine personale. Molto interessante. Quindi tu dici che da quella che è la tua esperienza, per esempio nelle organizzazioni, nelle aziende, per vari motivi prevale più la teoria X. Non c'è dubbio, perché se tu guardi dentro l'organizzazione abbiamo ancora una serie di norme molto stringenti, no? Le persone, per provare di aver lavorato, devono obbeggiare. È una tipica prassi della teoria X. Ci sono delle organizzazioni in cui normano anche il momento della pausa. Perché? Perché sanno, pensano che in questo modo le persone non fregheranno, non perderanno via del tempo del lavoro, no? Quindi vogliono normare il comportamento delle persone. Dovremmo chiederci se questo è il modo migliore per raggiungere l'obiettivo sperato, cioè le persone lavorano veramente di più così oppure no? Personalmente penso di no, ma però già far capire questo, provare a far ragionare con chi non è l'azienda, lato manageriale, lato persone, dipendenti, su questi temi, per me è una sfida quotidiana. Molto spesso mi chiamano dicendo abbiamo un problema di motivazione, di engagement, di bassa produttività, bassa collaborazione.
cosa facciamo? Ecco, capire dove nasce il problema e cambiare il comportamento collettivo è parte del mio lavoro, del mio interesse personale. È molto interessante. Secondo me avremo modo anche nel proseguire del dialogo di tornare su questo archetipico tema dell'uomo da governare, o l'uomo c'era nella tradizione cinese, la visione confuciana, la visione taoista, cioè una cosa veramente antica quanto la civiltà umana. Molto probabilmente rimarrà per i prossimi 2000 anni, probabilmente. Sì, però sarebbe interessante vedere se riuscissimo a mettere una granularità più fine su queste variabili. Ma passo alla tematica successiva. Le sfide più frequenti che le aziende, ma più in generale i gruppi umani, stanno affrontando oggi sono sintetizzabili in un eccesso di semplificazione del reale, perché mancano le chiavi di lettura e perché la complessità e l'incertezza sono in continuo aumento. A queste sfide spesso si risponde irrigidendosi in un ansioso efficientismo, ottimizzazione, tutti quei problemi che non facilita l'adattamento ai rapidi cambiamenti, no? Il rapporto in proporzione inversa tra ottimizzazione e... Se dovessi ridurre il tutto a una frase, in queste tematiche, oggi si richiede più resilienza individuale e dei gruppi, no? È diverso tempo che si parla del concetto di resilienza in vari ambiti. Questo è un salto di paradigma, non è puramente un tecnicismo o una piccola competenza da aggiungere alla propria cassetta degli attrezzi, no? Quindi è un salto di paradigma che spinge verso una capacità di conoscere e di evolvere se stessi, come individui e come gruppi. Quindi ti chiedo, come facilitare per le persone e le aziende questo salto di paradigma, quindi è qualcosa di molto più profondo, in questo senso dico paradigma, di autoconoscenza e trasformazione? Ma allora, il tema è sicuramente molto, molto grande, molto ampio. È vero che dobbiamo fare un salto. A me la cosa che viene da pensare in maniera più forte rispetto a questo tema è che noi non siamo abituati in tutti gli ambiti, non soltanto quello professionale, a tollerare, accettare l'incertezza. Questo è il punto più importante, no? Lo vediamo da genitori, dove vogliamo avere idee chiare sui figli, vogliamo controllare che facciano i compiti bene, lo vediamo poi con gli adolescenti, lo vediamo poi dentro l'organizzazione, lo vediamo in tutto ciò che facciamo. Abbiamo bisogno di avere delle misure di questo controllo, dei KPI se siamo in azienda, e quindi aumentiamo normative, monitoraggio, reporting, audit, ispezioni, tutto quello che riguarda. Alla base però c'è un'accettazione di base, cioè noi non possiamo ridurla questa incertezza, o meglio possiamo ridurla dal punto di vista psicologico, in termini di ansia che si può ridurre, però la riduzione dell'ansia a volte può essere dannosa, perché io penso di essere in una situazione di comfort, di sicurezza, quando in realtà non lo sono. Avere più dati non sempre è una cosa positiva, avere la certezza che tuo figlio abbia fatto i compiti giusti perché tu li hai controllati non sempre è la cosa migliore per lui, per la sua educazione e la responsabilità personale. Quindi il salto qual è? È accettare di non avere il controllo. Ci sono persone che hanno più facilità, persone che hanno meno facilità nel lasciarsi andare, nel lasciare anche spazio agli altri, ma questo è il tema anche di education più importante. In questo anche, se vogliamo, anche gli insegnanti devono fare un passo avanti, no? Perché se pensiamo agli insegnanti, gli insegnanti fanno domande e vogliono avere risposte precise e corrette, quindi vogliono risposte certe. Quando è che aiutiamo i ragazzi a pensare, a tollerare l'incertezza? Ecco, questo è un aspetto che a me fa pensare. Generalmente mi viene in mente, quando studiavo anch'io, ma vedo anche con i miei figli, quando la maestra ti fa una domanda e tu sei un bambino ed è la risposta sbagliata, vieni mortificato in maniera positiva, cioè no, non è corretto, e vieni corretto. Quante volte accade invece che un insegnante, un'educatrice, un educatore chiede perché hai risposto così, qual è il tuo percorso mentale? Non 2 più 2 fa 4, questo è banale, ma nel ragionamento. Ecco, quell'aspetto lì aiuta a governare l'incertezza.
perché aiuta a pensare e tu riesci a governare l'incertezza se hai categorie di pensiero. Se invece sei binario, on off, bianco nero, giusto o sbagliato, sei un ingranaggio, sei un ingranaggio, e visto che tutto è sfumato in realtà nella complessità, è questo che ti porta. Allora hai poche armi, no, per affrontare la complessità, e ti rifugi in quello che è spegnere la tua ansia, il controllo pedissequo di quello che stai facendo, tu e gli altri. Questo crea quell'appesantimento di cui parlavi tu. L'ottimizzazione crea irrigidimento. La resilienza, oggi parliamo di resilienza, proprio perché non abbiamo questa capacità di tollerare l'incertezza, quindi tutto ci sembra uno shock, per cui dobbiamo essere resilienti. Se non prendessimo questo come uno shock, ma semplicemente ormai il vivere di oggi, non parleremmo di resilienza. Certo. Ho trovato molto stimolante questo tuo esempio di come può l'insegnante, rispetto a una risposta non corretta, magari anche non corretta perché semplicemente il ragazzo o la ragazza non ha studiato, no? Ma che però lascia uno spazio dove tu puoi anche sbagliare. Sappiamo questo come importante anche nei processi di innovazione, nella cultura dell'errore che non diventa più mortificazione, anatema, eccetera, eccetera. Ma anche il fatto che molte volte, più che la risposta giusta, conta una capacità metacognitiva, no? Di fare un passo indietro e vedere come si funziona. Perché io posso anche essere un ingranaggio perfetto di una macchina, ma se io sono in un mondo in cui l'ambiente macchina, i processi, la cultura, cambia molto più velocemente che per le generazioni passate, se io sono la macchina, questo avviene anche nella selezione naturale, no? Sopravvive chi si adatta meglio, non le tigre a sciabola che per secoli sono state dei predatori pazzeschi e poi addirittura hanno predato eccessivamente la propria nicchia ecologica, no? E di nuovo non mi stupisce che le cose che veramente hanno valore vanno a toccare i meccanismi di fondo dell'umano e si ricollega a quella tua sensibilità, a quella tua curiosità che avevi sin da ragazzo, no? Cioè il bisogno, e qua parlo un po' anche da psicologo, no? Il bisogno di riconoscere una continuità, una certezza, avviene già anche proprio per come è strutturato il nostro sistema cognitivo, no? E da lì emergono anche, per esempio, certe illusioni ottiche, perché il nostro sistema cognitivo, ma anche poi psicologico, relazionale, sociale, è fondato, siamo mediamente più predisposti a cercare un senso di sicurezza e di solidità, no? Ed effettivamente questa è una grande sfida che probabilmente non è più una sfida solo dell'artista, del bravo designer, del bravo imprenditore, ma anche, diciamo, dello scienziato, del politico, insomma, dell'eccellenza e del talento in qualsiasi campo che tocca delle zone di confine di cambiamento. Ma probabilmente è una sfida collettiva. Se andiamo a vedere le grandi trasformazioni sotto la pressione tecnologica che abbiamo come specie. Non so cosa ne pensi. Sono d'accordo. Penso non si possa eliminare il bisogno di certezza nell'essere umano. Questo ci mancherebbe. Definiamo cosa vuol dire certezza, però. Perché se noi pensiamo alla certezza come la risposta giusta, l'unica risposta giusta, in questo mondo qui oggi questo è sbagliato. Certezza è avere più risposte ad un mondo che è sfumato. Al momento in cui nella tua testa, grazie alle tue esperienze, ai tuoi punti di vista, hai più risposte possibili, stai governando l'incertezza. Questa è la chiave. Aiutare anche i ragazzi fin da piccoli ad accettare di avere più possibili risposte. Ma significa capire meglio come sono e i loro ragionamenti. Oggi, perché si fanno le domande? Per dare una valutazione, per mettere un'etichetta. E i ragazzi accettano fin da piccoli di essere valutati. Ma se non facciamo capire loro che il fine non è prendere un voto alto o basso, ma è educarli, abbiamo un grandissimo fallimento davanti a noi. Allora, se io non rispondo correttamente e sono un ragazzo e prendo un brutto voto, lo accetto. Se però non rispondo correttamente e trovassi un insegnante che dice: mi spieghi perché mi hai dato questa risposta, mi fa delle domande ed è veramente interessato al mio pensiero, a patto che non la stia prendendo in giro, chiaramente, probabilmente questo insegnante mi incuriosirebbe.
e magari fa accendere una fiammella di curiosità, di attenzione, di voglia di approfondire. Hai acceso una fiammella del sapere, hai educato quel ragazzo, come con una domanda, con una riflessione personale. Hai fatto un gesto che apre alla accettazione dell'incertezza del ragazzo e alla curiosità. Se non lo facciamo, se cominciamo a farlo quando abbiamo 30 anni, è tardi. E dobbiamo cominciare a farlo da fin da bambini. Poi se no arriviamo in azienda dove abbiamo un'azienda gerarchica, abbiamo un capo, abbiamo flussi di comunicazione rigidi, abbiamo norme, e lì è da troppo, siamo già sfacciati. Sì, e poi a quel punto è da una vita che mi dicono come devo pensare, com'è il comportamento giusto. Assolutamente sì. Avviene in parte in famiglia, avviene a scuola, avviene nel posto di lavoro. Avviene poi a quel punto se cambiano le cose. Il bisogno che scatta è questo, eh. Se io sono il collaboratore, chiedo al mio capo dimmi cosa devo fare, e nel momento in cui dovessi diventare io capo, dico agli altri cosa devono fare. Questo è il binomio. Non c'è più null'altro. O dico agli altri cosa fare, o aspetto che qualcuno mi dica cosa devo fare. Questa è una trappola mortale per le organizzazioni oggi. Però, prima di passare al terzo argomento, mi viene in mente che in un sistema dove la forma mentis più diffusa, collettiva e anche individuale, perché poi diventa incarnata, no? È questa, per innescare un cambiamento, visto che parlavamo di come innescare la trasformazione, ci devono essere delle figure che hanno sufficientemente già loro in altri percorsi interiorizzata questa capacità, per esempio, facevi l'esempio dell'insegnante, di usare l'argomento di studio, può essere scientifico, storia, cose così, ma per costruire, per esempio, una forma di intelligenza emotiva, che poi è quella che mi permette di tollerare l'ansia, che mi permette di capire che l'avere più idee non è semplicemente avere più strategie, ma per esempio avere diversi punti di vista, no? Completamente anche diversi. Quello è imprescindibile da una capacità di tollerare emotivamente una certa incertezza, no? Quindi quanto conta nel cambiare un sistema, questo anche proprio della tua esperienza diretta nei gruppi, no? Nelle organizzazioni, che non ci sia semplicemente una teoria, ma che ci siano concretamente delle persone, delle donne, degli uomini che continuano a lavorare su di sé, non si smette mai di imparare, ma che hanno incarnato e possono mettere il seme all'interno positivo, generativo di questa nuova modalità. Quanto è legato a delle persone che incarnano questa mentalità? Sicuramente è legato, anche perché è ancora minoritaria questa posizione, e tutto passa, secondo me, da un cambiamento di interpretazione del proprio ruolo. Nel senso che, facendo i due esempi di prima, insegnante e manager, se l'insegnante si vede come colui che insegna, istruisce, si vede in un modo diverso da chi cerca di fare emergere, educare, no? a incuriosire il ragazzo. La stessa cosa è il manager, se si vede come quello che decide cosa devono fare gli altri, organizza il lavoro degli altri, controlla il lavoro degli altri, è diverso dal manager che mette in condizione gli altri di dare meglio del loro. Quindi dipende moltissimo dall'interpretazione. Se tutto è stabile e c'è una risposta giusta per ogni cosa e una sbagliata, allora forse è meglio essere insegnante, istruttore e manager che decide. Se andiamo verso la complessità, forse vale la pena cambiare l'interpretazione del ruolo. Un tempo il dialogo che stiamo facendo, andiamo indietro di qualche generazione, per quello che posso sapere, magari la mia valutazione non è corretta, nell'educazione o comunque anche sulle riflessioni sul cambiamento, l'eccellenza in vari campi, poteva essere etichettato il dialogo che stiamo facendo come un discorso appunto sull'eccellenza legata a una rarità, una minoranza di individui e di gruppi umani che magari hanno fatto la storia in certi ambiti, mentre impongo l'ipotesi che sempre più questi temi siano temi di sfide standard, quotidiane, diffuse oggi. Quanto quella che potremmo dire una biforcazione, no? Usando un termine preso dal pensiero complesso,
e sistemi complessi, di una minoranza che a certe riesce a cavalcare l'accelerazione in cui siamo immersi, per esempio quella tecnologica, no? È un effetto sistemico inevitabile di questi tempi di rivoluzione tecnologica così veloce, e quanto invece il prodotto di una malgestione della distribuzione delle opportunità di studiare in una scuola che ti fa fare della ricchezza, quindi delle opportunità economiche, materiali, finanziarie, del poter raggiungere un determinato tipo di conoscenze e di stimoli, meglio da gestire nell'impresa, ma ovviamente è un tema molto ampio anche nella società. Cioè, quanto al crescere di questa accelerazione la sensazione è che una minoranza riesca a cavalcare queste nuove sfide, però anche queste nuove opportunità, e una maggioranza si trova sempre più in difficoltà, è un inevitabile effetto di questa accelerazione o è il prodotto di una malgestione di, magari può essere entrambi, di l'educazione, la distribuzione della conoscenza, della ricchezza, eccetera, eccetera. Ma questa separazione tra pochi che hanno categorie più illuminate e tutti gli altri, io la vedo un po' a rovescio. Nel senso che oggi chi ha più consapevolezza di questi temi, più attenzione, un approccio più sistemico, diciamo, più complesso, la realtà non è vincente, paradossalmente. Perché? Perché è visto come lontano, è visto come non hai mai la risposta giusta, mi stai dicendo un sacco di cose difficili, dimmi facilmente cosa devo fare. Oggi chi invece ha una grande capacità di attrazione? Esattamente il contrario di queste persone qui. Quelli che semplificano, ipersemplificano, quelli che dicono abbiamo un problema e facciamo un muro. E questi vengono più facilmente seguiti. Certo. Quindi il cambiamento non so se avverrà dalle persone d'elite che hanno maggiore conoscenza. Ecco perché per me è così importante il tuo tema dell'education, di provare a ragionare fin da piccolo in ottica sistemica e non separando le cose. Perché c'è sempre una soluzione facile a un problema complesso, ma non funziona mai, quasi mai, e soprattutto anche se funziona, procura un problema più grave domani. E noi stiamo rincorrendo continuamente problemi generati da decisioni di oggi, a livello politico, economico, aziendale, educativo. Quindi, se noi non partiamo da, come dire, un innalzamento medio della consapevolezza su questi aspetti qui, non riusciremo a fare nulla. Non aspettiamo che lo facciano oggi le persone che hanno maggior successo. Perché le persone che hanno maggior successo o che hanno maggiore ambizione ad avere successo probabilmente rifuggiranno da questa strada, perché è troppo irta di problemi, è molto più facile semplificare. Però ci sono molte persone oggi che hanno questo tipo di sensibilità, anche di alto livello, e che magari in maniera meno visibile fanno un'opera enorme di education nei confronti degli altri. Queste persone qui dobbiamo trovarle, dare visibilità a loro, dare la possibilità di estendere la loro voce, di decidere anche per gli altri. Ecco, questa è una cosa molto importante, senza seguire le sirene del facile, del semplice, della rabbia, della paura, dell'ansia, della chiusura. Beh, questa è la sfida, e anche terribile sfida che abbiamo avanti. La mia impressione, dopo tanti anni in contesti professionali e culturali, professionali soprattutto, ho lavorato principalmente in Italia, diversi, è che una delle maggiori difficoltà nel proporre un punto di vista, usiamo in senso allargato, complesso, no? Di pensiero complesso, giusto per intenderci, non è tanto il passaggio di paradigma dal punto di vista teorico o della pura conoscenza, ma quello a certe volte viene anche addirittura accettato e cercato, ma poi non attecchisce. Ecco, comunque di questi temi da un certo punto di vista si parla da fine anni 80 nelle organizzazioni, per esempio, no? E ben prima in ambiti ben più complessi, scientifici, accademici. È che
Il paradigma del pensiero complesso, e non soltanto quello, richiede un lavoro su di sé, richiede una trasformazione nel modo di essere. Certo che concerne il tollerare che devi tornare, per esempio, principiante in certe cose, no? Quindi è più una resistenza rispetto alla propria identità, al tollerare che, anche se ha una certa età, su certe cose, se una persona assolutamente di successo, molto valida, non smetti mai di imparare, no? E qui torniamo al concetto di resilienza anche emotiva, no? Mi sembra che la difficoltà sia più un paradigma di, da una conoscenza come rappresentativa, che quando mi manca un pezzo aggiungo come se fosse l'ego, a un paradigma di trasformazione di sé. Cosa ne dici? Ha senso? Oh, sono d'accordo in questo. Dobbiamo mettere da parte parti di noi. Esempio è il nostro ego, la nostra voglia di affermarci e affermare il nostro punto di vista, le risposte che diamo come risposte corrette e verità assolute, perché questo non aiuta ad avere un pensiero complesso, no? Però chi stiamo premiando? Nei merger premiamo quelli che portano i migliori risultati, okay, individuali. Nelle business school premiamo le persone che hanno i punteggi più alti, tra i politici quelli che prendono più voti. Quindi noi premiamo oggi la competizione. Ah, la competizione, ok. Quindi l'affermazione dell'io contro altri, l'ego. Poi pensiamo, e questo è un assunto secondo me sbagliato, che queste persone che sono le migliori hanno vinto la competizione con gli altri, quando fanno una posizione di potere governeranno per il bene di tutti. Ma è una vita che fanno la guerra uno contro l'altro. Quando arriveranno a una posizione di potere eserciteranno quello che sono abituati, la loro filosofia, il loro modello di successo. Difficile. Decideranno, avranno un punto di vista, non vorranno essere contraddetti. Allora, questo non ha solo lati negativi, chiaramente, ha anche molti lati positivi, ma dobbiamo avere a fianco un altro modello di sviluppo. Faccio sempre questo esempio. Se tu hai un problema, se uno di noi ha un problema, va da un medico, no? Va da un medico e gli dice: guardi, il suo problema è molto complesso, non c'è un'unica cura univoca, perché generalmente funziona la cura A, ma nel suo caso è molto particolare, forse la A non funzionerà, dovremo provare con la B, eventualmente con la C, ci vediamo ogni 15 giorni, vediamo come va, perché è una cosa un po' delicata. Okay? Tu esci, sei pieno di dubbi, vai da un altro medico. L'altro medico dice: guardi, non c'è problema, ho analizzato a fondo la sua situazione, la cura A per lei è perfetta, la iniziamo, fra 3 mesi sarà guarito. Dove vai? La maggior parte delle persone scelgono il secondo medico, hanno bisogno di certezza, di essere rassicurate. Se però poi viene fuori una notizia sul giornale, uno dei due medici è stato radiato dall'albo, e chiede alle persone: secondo voi chi del primo o secondo ha più probabilità di essere stato radiato? Ti dicono secondo. Questo è il punto. Se tu dimostri certezza, ricette solide, sicurezza nelle tue posizioni, combatti contro gli altri, ti affermi, sei seguito. È un modello di successo, ma più il mondo è complesso, più abbiamo bisogno di sfumature, apertura agli altri, tollerare l'incertezza e poi far crescere anche gli altri. Mi sembra che hai fatto un esempio veramente azzeccato, che è perfettamente in linea poi con il progetto culturale di Being Sapiens, che uno dei temi più significativi affrontato da punti di vista completamente diversi tra scientifico e umanistico, che è quello del: ma abbiamo delle biases cognitive e non solo di specie Homo sapiens? Cioè, poi questo nel piccolo si riverbera nella capacità di cambiare la propria vita individualmente o in gruppi umani, in aziende, eccetera eccetera, ma se moltiplichiamo questa predisposizione a un'intera specie che però ha una potenza tecnologica che può diventare la prima causa di autodistruzione, okay, se prevale questa fragilità nascosta, travestita da forza, no? Di la sicurezza prima di tutto, in modo ingenuo, è veramente rischioso, e questo si aggancia al tema successivo, no? Non a caso che
quali euristiche sono oggi indispensabili in questa situazione che abbiamo vagamente descritto, no? Dipinto, e quali narrazioni sono sufficientemente dense, cioè riuscire a tollerare la complessità, ma complessità che vuol dire anche più realtà, per essere in grado di creare mappe adeguate al complesso territorio di oggi. Beh, già parlare di euristiche significa non parlare di regole. Sì. Una cosa, un consiglio per me importante è quello di a tutti i livelli provare a abbandonare la logica della causa-effetto. E oggi siamo ancora molto ossessionati dalla ricerca del perché. Perché accade questo? E se faccio A, che cosa ottengo? No? È molto, tutto molto lineare. Quindi una nuova euristica è quello di non concentrarci sulla causa, ma sul contesto che genera tante concause, quindi le retroazioni, le relazioni sistemiche, tutto interconnesso. Mi fa ridere ogni tanto quando senti la borsa, no? E ogni volta che un titolo va su e va giù, c'è qualcuno che dice oggi è salito il titolo perché, e dice una causa, no? Se fosse così semplice saremmo tutti miliardari, basta saperlo poco prima, investiamo giusto. Oppure le ipersemplificazioni, cioè voglio conoscere la persona giusta per entrare a lavorare con me, gli faccio un bel test, così su tutto, un test di personalità, so tutto di lui, non ho sorprese, cioè tutto è molto, è ancora causa-effetto. Una nuova euristica è capire le concatenazioni. Faccio un esempio organizzativo, noi siamo ossessionati anche qui dalle performance, dai talenti, da quelli che hanno qualcosa in più. E come si scelgono i talenti? I talenti sono oggetto di assessment tendenzialmente. Ma il talento è una categoria assoluta o dipende dal contesto in cui si è inserito? Una persona che non ha un talento in questa azienda può essere in un'altra azienda e viceversa. Quanto il contesto fa emergere o deprime il talento? Tutto questo sono temi che non sono assolutamente toccati. Si vanno a mappare delle competenze a prescindere dal contesto in cui opererà. Questo è un modo di assolutizzare le cose. Poi causa-effetto. Secondo me è un'euristica da abbandonare assolutamente. Tutto deve essere relativizzato oggi. E che è molto più difficile. Più difficile perché non hai una risposta certa. E torniamo al punto di prima. L'accetti o non l'accetti? Oggi si dice un'organizzazione, una società non può mai essere, cioè ha un limite, che è il limite che è dato dalla visione del suo leader. Se chi è il leader di un'organizzazione, ma anche di una società, ha una certa visione del mondo, sotto avrà una società esattamente coerente con quella visione del mondo. Chiediamoci perché oggi nel 2017 abbiamo ancora dittatori come nel 1600, 1500, 1200 e abbiamo anche grandi democrazie liberali, perché convivono, no? Tutto dipende dalla leader che sta governando in quel momento storico, quel contesto. Ma allora perché è diventato leader? Può essere dinastico oppure può essere legato ai percorsi di selezione della leadership. E qui torniamo al tema di prima. Come le selezioniamo le nostre elite, le nostre classi dirigenti, i nostri leader? Oggi una persona che non ha certezza ma vuole provare a governare l'incertezza è premiato? A scuola? Nell'organizzazione? In politica? Chi vuole, dice forse, dipende, è premiato? O chi vuole ascoltare prima che parlare, è premiato? Non sto dicendo che serve solo quello, ma serve anche quello, e oggi ce n'è troppo poco. Queste sono nuove forme, ci vogliamo di euristiche che servono in tutti i campi. E anche di narrazioni, cioè delle narrazioni per esempio del assolutamente. E forse una cosa che ogni tanto è, per chi non è avvezzo a questo modo di vedere le cose, dice vabbè, ma perché deve diventarmi interessante, magari deve avere anche un ruolo di responsabilità, di leadership, qualcuno che ha la testa piena di forze, no? Non è che l'alternativa alla certezza ingenua è una persona confusa, ma è la capacità, dimmi se sei d'accordo e se ho capito bene quello che intendi, di mantenere contemporaneamente, in certi ambiti viene chiamata pensiero dialogico,
più prospettive contemporaneamente. Assolutamente sì. Che apre all'apprendimento. Apre all'azione e all'apprendimento. Perché non sto parlando di un Amleto che non sa mai cosa fare, quindi è bloccato nei suoi pensieri e quindi confuso, ma di qualcuno che mantiene tante idee, ma non sta fermo, agisce. Agisce, vede gli effetti, apprende e cambia modo di vedere le cose. Se uno ha una risposta e pensa che sia quella giusta, quando c'è l'apprendimento? Soprattutto se poi la cosa non va bene, cosa scatta in lui? La maggior parte delle volte scatta è: non hanno capito bene i miei ordini, ho persone che non sono in gamba, e c'è una esternalizzazione della responsabilità, ma anche una forma di protezione del sé. È importantissimo tutte queste, da un lato io le chiamo anche skills, no? Cioè sono delle competenze internalizzate, soprattutto per chi le avvicina per la prima volta, e non è detto che sia uno studente, potrebbe anche essere un adulto, e far capire la bellezza di quell'incertezza. Perché se io sono cresciuto in una cultura in cui l'incertezza vuol dire ansia, solo problemi potenziali, non una maggior elasticità, una maggior capacità di trovare anche soluzioni, quindi molto concreta, di problem solving, la bellezza della costruzione di queste skills. Perché se stiamo dicendo che alla fin fine l'eccellenza sta emergendo come sempre meno separabile dalla forma mentis, dal modo di funzionare del pensiero, dell'emotività, del modo di relazionarsi delle persone. Non è soltanto un processo di ingegneria gestionale, una teoria da applicare. Beh, è fondamentale la passione di innamorarsi non soltanto della tal teoria che mi risolve magicamente ma della curiosità di se stessi. Di se stessi e degli altri. E della relazione con gli altri. Alla base, gli altri meritano la mia fiducia oppure no? Torniamo alla prima domanda. Sì. Perché se io non... La risposta è no, gli altri non sono bravi come me. Io ho la risposta giusta. Certo. Se gli altri sono bravi come me, io posso provare a confrontarmi con gli altri. E significa apertura, punti di vista diversi, per una soluzione magari migliore e più sostenibile. La base è ancora questo: qual è l'assunto che hai sull'essere umano? E torniamo alla domanda che mi assilla da quando sono piccolo. Abbiamo ancora gli ultimi due temi. Allora, abbiamo parlato di cambiamenti sistemici, di mappe ed euristiche. Sono tutti elementi indispensabili, ma che poi devono essere incarnati, come stavamo arrivando proprio adesso a dire, da una leadership, no? Da delle figure di riferimento che le sappia interpretare, diffondere, quindi comunicare con il linguaggio giusto, ma esserne proprio anche l'esempio incarnato, no? Cioè, molte volte conta tantissimo l'esempio, la comunicazione implicita, no? Come possiamo immaginare i valori e il modo di agire, il comportamento di uno stile di leadership in un mondo più complesso e interdipendente? Beh, il primo passo è cominciare a parlare, a smettere di parlare di leader e cominciare a parlare di leadership. Questo è il primo passo. Noi oggi parliamo troppo e cerchiamo troppo leader, ma il leader è uno, e spesso diventa leader per i meccanismi che abbiamo visto prima, che sono viziati. Okay. Leadership invece è un processo, può essere diffuso. Io potrei avere un gruppo di progetto di 10 persone dove tutti sono leader emergenti. Oggi la complessità ci insegna che tutto è interconnesso, nel mercato, tra i clienti, ma anche dentro le organizzazioni. Tra l'altro la tecnologia ci permette di essere veramente sempre interconnessi. Allora, ogni volta che ogni agente di un sistema interagisce con gli altri, sta facendo evolvere il sistema. Oggi leadership è fare in modo che questi comportamenti, queste interazioni collettive, continue, dinamiche, vadano nella giusta direzione. Ecco perché più gli agenti sono consapevoli del contesto in cui operano, dello scopo che hanno in testa, lo condividono, lo fanno proprio, più le loro interazioni saranno interazioni funzionali. La leadership è questa cosa qui oggi. Non è dire agli altri qual è la direzione, cosa fare, motivare, ma mettere in condizione di fare in modo che i comportamenti e le interazioni collettive portino all'emergere di una direzione giusta. Quindi non è tanto fare corsi di leadership a tutti, non è quello il punto, non è che tutti devono avere la capacità di persuadere, di motivare, ma fare in modo che
se c'è un leader, questo leader sia l'architetto di un contesto che faccia emergere giusti comportamenti collettivi. In questo modo tutti saranno leader di quel contesto ed emergerà quello che ha l'idea giusta in base alla situazione, al momento o al tema specifico. Quindi lascia spazio. Oggi un leader è un facilitatore, è un generatore di contesti, molto diverso da quello che accentra tutte le decisioni e ha tutte le risposte giuste. È uno che fa domande, quindi meno leader, più leadership, quindi meno ego. E mi sembra di sentire un po', come dire, la risonanza con quella che è la teoria Y, cioè un leader facilitatore, un leader della complessità di questo genere, è un leader che a monte alla filosofia ha la fiducia che ci sia un'intelligenza collettiva e distribuita in forme diverse, che non si deve declinare in ogni momento, nelle persone con cui vive e collabora. Assolutamente sì. Se invece si parte dal presupposto che semplicemente è ingegneria sociale, una serie di ingranaggi a base carbonio che devono seguire un certo compito, io schiaccio un bottone e deve uscire un certo risultato, inevitabilmente quindi forse bisogna anche abbandonare la teoria alfa, no? Il capo branco più forte che guida gli altri deboli, cioè non siamo soltanto in quel tipo di metafora. C'è anche quel tipo di metafora in alcuni casi, in certi casi è fondamentale sì. No? Ma non è soltanto quello. E tu parlavi della teoria Y, della fiducia negli esseri umani. C'è un bellissimo esperimento di un urbanista che si chiama Hans Modermann, purtroppo non è mancato qualche anno fa, ha preso delle cittadine in Olanda e in Germania tra i 20 e i 60 mila abitanti, e lui ha creato questo progetto Share Space, non so se l'hai mai sentito nominare, cioè ha eliminato tutti i cartelloni stradali. Il numero di incidenti è diminuito, il traffico più fluido. Se guardi su YouTube una serie di filmati a Drachten dove c'è questo Share Space, per alcuni anni c'è stato, e tu vedi pedoni e auto che viaggiano in totale auto-organizzazione. Cosa c'è dietro? L'assunto che se togli le regole, stai togliendo gli alibi e stai chiedendo alle persone di essere veramente responsabili delle loro azioni. E se non vuoi andare in prigione perché hai fatto e messo sotto un pedone, stai attento. È la fiducia nell'uomo. Sento già la voce dell'avvocato del diavolo che dice: sì, ma se all'interno di quella comunità ci sono dei soggetti particolarmente egoici, distruttivi, scegli tu l'etichetta, è come se in una legge fisica, permettimi di dirla in questa maniera, cavalcando l'entropia, è difficile controbattere la seconda legge della termodinamica, è molto più facile distruggere da parte di un individuo rispetto a un'intera comunità che poi ha la capacità di essere più generativa, più forte del singolo individuo distruttivo. Beh, due domande su queste, due considerazioni. La prima è: se uno è distruttivo, può esserlo anche con le regole, basta non seguire le regole, e lo vediamo tutti i giorni. Sì, certo. Quindi non ti preservano dalla distruttività. È vero. La seconda considerazione è che le organizzazioni, tutti gli organismi sociali, quindi anche il traffico, possono scegliere due strade: o si tarano sui peggiori, facendo in modo che i peggiori non facciano danni, quindi più norme, perché poi alla fine cosa accade? Se ti tari sul peggiore devi normare molto, imbrigliare, e quelli che invece sono migliori cominciano a sentirsi più demotivati, e quindi una rincorsa continua alla normazione tarandosi sul peggiore. O ti tari sui migliori e provi a educare i peggiori. Qual è il punto di vista? Torniamo all'X e Y. Dove devo mettere la mia asticella, il mio focus? Noi oggi siamo in una società dove il focus è: evitiamo che i peggiori facciano danni, non mettiamo in condizioni migliori di dare il meglio di sé e attrarre verso questo polo gli altri. Questo è il tema, ed è appassionante, il tema del contesto dei comportamenti umani e collettivi. Da cosa dipende? È una sorta di profezia che si autoavvera. Ok, finiamo con l'ultima domanda, sempre uguale per tutti, ed è questa: per trovare migliori risposte dobbiamo prima porci migliori domande, ma per porci migliori domande prima dobbiamo fare i conti con i nostri pregiudizi.
che determinano come sviluppiamo le domande stesse. Quali domande suggeriresti a chiunque di porsi prima o poi nella propria vita? Persona, professionista? La prima cosa è, intanto, cominciamo a farci le domande, tante, sempre diverse, continuare ad apprendere dagli altri le domande che gli altri si fanno e farle proprie, questo è il primo punto. Ma poi c'è la domanda delle domande, secondo me, e torno al tema dell'interpretazione del ruolo. Qualunque ruolo ognuno di noi abbia, deve farsi prima o poi nella vita una domanda fondamentale: qual è il valore che voglio dare? A cosa servo io? Che valore aggiunto do nel mio ruolo agli altri? Perché se ho difficoltà a dare una risposta semplice, immediata, veloce, forse sto andando col pilota automatico, forse sto scimmiottando qualcuno da cui ho imparato il mestiere, forse non ho mai riflettuto fino a fondo cosa serve il mio ruolo. Quindi questa è la domanda fondamentale. Se rispondo a questo, tutto viene di conseguenza. Quindi qual è il ruolo, che il valore aggiunto che dà un manager? Se non sa rispondere, è un manager inutile. Togli questo manager dal gruppo e il gruppo forse andrà meglio. Come lo costi? Qual è il valore dell'insegnante? Qual è il valore del politico, del genitore? Questo è il punto fondamentale. E la risposta nasce dalla quantità di volte che queste domande non la sono fatte e da quante più volte ho cercato di trovare punti di vista anche diversi, confrontandomi con gli altri. Se rispondo a questo, faccio un passo avanti importante. Bellissimo, mi è piaciuto molto. E si ricollega a tante cose che abbiamo già detto, come per esempio anche la questione dell'innamorarsi, sai, la fase che hanno i bambini del perché, no? Che molte volte non è vero che viene soltanto castrata dagli adulti di turno, altre volte poi viene abbandonata come atteggiamento dalla persona stessa, perché vive come frustrante il fatto di non avere una risposta ansiolitica, no? E invece la bellezza, ovvio che abbiamo bisogno di un'identità, di stabilità, di punti di riferimento, di poter sbagliare senza... Però questa continua introversione, no? Oggi mi sembra che tra le tanti eccessi c'è un eccesso nella nostra cultura di estroversione. Estroversione non vuol dire essere più o meno loquaci e simpatici in gruppo, no. Estroversione è decidere la propria scala di valori a partire da quella che è principalmente un'analisi di quello che già sta succedendo nel mondo intorno a me, e quindi divento magari molto abile a giocare il gioco che avviene intorno a me, ma difficilmente trovo nuove regole. L'introversione, che può essere anche molto frustrante da un certo punto di vista, è la capacità di indagare, indipendentemente dalle regole, dalle chiavi di lettura che ci sono già in atto nel mondo intorno a me, se in me emerge una mia personale chiave di lettura che magari non è al 100% identica a quella che ho intorno a me, no? E la passione per l'interrogazione costante per tutta la vita, ma questa sana, non quella annichilente, certo, osservazione interna e interrogazione interiore, che sembra una cosa, che sembra che stiamo parlando di filosofia, di mistica, di arte, in realtà è la possibilità di fondare anche semplicemente una vita più consapevole come adulti, come persone, come cittadini. Nasce da domande interiori in tutti i campi. Grazie del tuo tempo. Grazie a te, è un piacere.